consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione, di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto della dignità e libertà della persona, con cui costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale. Di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute. Di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte. Di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato. Con il tradizionale giuramento di Ippocrate, l'Ordine dei Medici di Ragusa ha dato il benvenuto ai suoi nuovi iscritti. Dopo il fermo dettato dalla pandemia, l'Ordine ha potuto così riabbracciare i propri iscritti e lo ha fatto festeggiando i laureati del 2020 e del 2021, ben 183, che con il loro giuramento si apprestano ad iniziare una carriera che sarà certamente caratterizzata da tanti sacrifici, ma anche da enormi soddisfazioni. A dare il benvenuto ai nuovi medici è stato il presidente della federazione, Carlo Vitali, il quale, ricordando il particolare momento storico vissuto dalla categoria, ha voluto porgere l'augurio ai nuovi iscritti, sottolineando l'importanza di non perdere mai di vista la stella polare per chi si appresta a svolgere questo lavoro: creare empatia con i pazienti. Io lo dico in un'altra parola, non è stata ancora detta. Empatia. Dobbiamo creare empatia con le persone. Un concetto questo rimarcato anche dai presidenti degli altri ordini provinciali presenti alla cerimonia e dal direttore sanitario dell'ASP di Ragusa, Raffaele Elia. L'esperienza lavorativa la farete in campo. Avete le conoscenze di carattere tecnico. Se a tutto questo aggiungiamo gentilezza, cortesia, il gioco è fatto, il paziente è dalla vostra parte, dovete fidelizzare il paziente, dovete fare in modo che il paziente abbia fiducia in colui che in effetti in quel momento lo sta assistendo e lo sta curando. La cosa importante è sempre una sola: noi assieme al paziente. A tutti quanti auguri. Grazie.